Gentili telespettatori dei protagonisti, siamo in compagnia qui alla 36ª edizione della giornata professionale del cinema di Sorrento, con la massima espressione di direzione, di regia, nonché di tecniche, di maestria, anche di marketing. A questo punto lui è Pietro Valsecchi. Ciao e benvenuto. Buonasera a tutti voi. Pietro, allora commentiamo questo film dal maggior successo commerciale che in Italia mai sia successo, Sole a Catinelle. Ci hai visto lontano, anzi devo dire tuo figlio a questo punto, no? Che lui ha destato l'attenzione di questo fenomeno mediatico che è Zalone. Il segreto del suo successo? Beh, il segreto di questo successo sono tanti i segreti. Il primo è il pubblico, che ha capito meglio di noi chi era Checco Zalone e quanto Zalone è un grande artista, perché fa ridere, ti emoziona, è dissacratore, ma nello stesso tempo è irriverente ma divertente. E il film è veramente è un bijou, perché è uno spaccato dell'Italia, visto con una commedia. E è stato un grande lavoro, l'idea di scoprire Checco, l'idea di aver fatto tre film con lui e di aver fatto 108 milioni con tre film con Checco Zalone. Credo che questo abbia portato molti soldi al cinema italiano, soprattutto li ha portati naturalmente al gruppo Mediaset, per il quale io lavoro, con la TAO2, e il gruppo questi soldi poi li reinveste in altri film. Infatti siamo qui col film di Pio Amedeo, altri due pugliesi, e stiamo girando il film appunto Amici come noi, che sarà pronto per febbraio. Ascolta, ti volevo chiedere, Gerardo Nunziante, appunto, che c'è tanto anche del suo operato, no? Alla base del successo di Checco, spesso la sensazione come venisse ancora sottovalutato dal popolo cinefilo del web o anche dalla critica ben pensante. Tu che ne pensi in merito? Beh, la critica, come dice sempre Gennaro, quando la critica dice male vuol dire che il film va bene. Beh, Gennaro è un ragazzo molto attento, è un battutaro, è intelligente, preparato, sa scrivere bene e credo invece che avrà un grande futuro, anzi, cioè, Gennaro ha fatto 50 milioni, insomma, in tre film ha fatto 108 milioni, cioè, non è che un altro regista fa tutto questo, insomma. E quindi il successo di Checco Zalone, una parte va a Gennaro, una grandissima parte va a Checco Zalone e un po' di parte naturalmente va a noi che lavoriamo e che abbiamo non solo scoperto loro, ma fare il produttore è una macchina, molto importante l'idea di mettere in piedi un film, di costruirlo insieme a loro, di progettarlo, e di farlo bene poi soprattutto. Si parlava che tu volevi scindere il sodalizio, non so se è una voce di corridoio che ho captato. Tu invece cosa mi rispondi? No, mai rompere le cose che funzionano assolutamente, ma l'altra cosa importante è che no, è che Gerardo Nunziante, giustamente, essendo un regista, non vuole essere, tra virgolette, il cameriere di Checco Zalone e quindi ha voglia di fare il suo film. E quindi farà il suo film, credo, se troverà la storia giusta e gli attori giusti per farlo. E Zalone, naturalmente, sicuramente vuole crescere e quindi vorrà fare il suo film, ma questo è nella vita di tutti noi. Bisogna trovare anche un protagonista all'altezza delle corde di Checco. No, non è detto assolutamente. Io ho visto ad esempio il film adesso di Piff, Non si uccide Mafia. no, l'estate. Voglio dire, è un film delizioso e non ha Checco Zalone. Cioè, Gennaro Nunziante può fare benissimo un film senza Checco Zalone. Poi non è che tutti quanti da Gennaro si aspettano un film da 50 milioni. Si aspettano anche un film da 4-5 milioni e va benissimo. Non è che tutti i film devono fare 50 milioni. Se io faccio 5 milioni con Pio Amedeo sono l'uomo più felice del mondo. Quindi, e vengo da un successo da 50 milioni, quindi potrei stare fermo, tranquillo, e invece l'importante è fare scout e cercare sempre, ma cerco sempre nuovi attori, nuovi registi, nuovi sceneggiatori, per cui se qualcuno è capace e vuole mandarmi dei video da vedere, io li vedo volentieri. Appunto di video, la nuova frontiera comunicativa cinematografica si sta inoltrando sempre di più verso il web. Tu che ne pensi? Ma sicuramente alla fine noi saremo tutti dentro il web, ma questo lo dico da sempre. E oggi c'è ancora la sala che durerà ancora per molti anni. Per fortuna, perché vedi, la sala, soprattutto per un film comico, è un momento di aggregazione dove la risata poi piano piano si moltiplica. Vedere un film comico da soli non fa così ridere. Forse in compagnia, 10 amici in casa davanti al web che vedono un film comico si divertono molto. Io da solo a vedere un film comico non è che mi diverto tantissimo e quindi è meglio la sala. Quindi io vorrei dire una cosa. La sala per i film comici, quando sono veramente comici, e il web per gli autori. Invece, come si può debellare la pirateria audiovisiva, secondo te? Basta aver la voglia di farlo questo. Io ad esempio voglio ringraziare la Polizia Postale perché
ha fatto un grandissimo lavoro su Sole Catinelle, ha bloccato tutti i siti russi, i siti stranieri, perché i siti sono poi, non sono in Italia, sono fuori, sono stati molto capaci. E devo dire che abbiamo una polizia postale molto molto efficiente e credo che combatterà molto la pirateria. Quello che non fa il governo, che dovrebbe fare, lo fa in questo momento la polizia postale. Grazie a loro se abbiamo avuto, diciamo, una specie di piccola voragine dentro Finichecco, ma non una grande voragine. Pietro, la trasmissione si chiama I Protagonisti, come da sempre nel tuo stile lavorativo, soprattutto. Un tuo saluto a chi ci sta guardando in camera. I protagonisti, la trasmissione. Sì. Saluto i protagonisti, ma saluto il protagonista che è con voi, che si chiama Checco Zalone. Ciao. Grazie.